Siracusa. È il 1929 e la famiglia Drago getta le basi, anzi le reti, per quella che diventerà un'importante azienda ittica siciliana. L'azienda si occupa principalmente della lavorazione di tonno, sgombro, salmone e pesce spada, che vengono rigorosamente pescati osservando le norme di pesca internazionale. L'azienda, infatti, aderisce al programma Dolphin Safe, con utilizzo esclusivo di pesce proveniente da pescherecci che dimostrano di adottare tecniche di pesca legali e che evitano l'estinzione dei delfini. Il pesce viene così fatto cuocere in contenitori colmi di acqua salata e non a vapore, per mantenerne intatte le qualità organolettiche. Dopo, il prodotto viene raffreddato e manualmente si procede ad una minuziosa spellatura e alla eliminazione della lisca centrale e delle spine pettorali. Tutto il pesce è infatti pulito a mano e non con sostanze chimiche.